tutti, sono Antonio Federico, portavoce del Movimento 5 Stelle del Consiglio regionale del Molise. Nella nostra regione abbiamo una situazione molto particolare, siamo in piano di rientro da 7 anni, commissariati da 5, e nonostante questo siamo l'unica regione d'Italia che ha un trend negativo sul debito che ogni anno invece di ridursi aumenta. Nonostante abbiamo le aliquote massime IRAP e IRPEF, blocco del turnover e tanto altro ancora. Questo è frutto della mancanza di una riorganizzazione della rete ospedaliera, soprattutto, che parte dai centri di costo maggiori, di sprechi maggiori, con duplicazioni di reparti e tanto altro ancora, e dall'altro dalla volontà di voler continuare a spingere sul privato, quindi far sostituire anche nella idea dei cittadini il concetto che il privato è più bravo del pubblico a lavorare, operare. Noi abbiamo dei numeri assolutamente incredibili: nella provincia di Isernia il 57% dei posti letto sono assegnati al privato, oltre il 30% a livello regionale. E nonostante questo, i tagli che vengono previsti, il numero di posti letto, sono quasi per la loro interezza sui posti letto del pubblico piuttosto che quelli del privato. Quindi facendo sì che resti grande fetta del fondo del riparto regionale sul Molise piuttosto che sul pubblico o sul privato. Questo ci porta ad avere una situazione debitoria, tra le altre cose, di 360 milioni di euro, che sono numeri incredibili se rapportati alle dimensioni della nostra regione. Se noi fossimo la regione Lombardia avremmo un debito di 11 miliardi di euro, e questa situazione ha portato a avere un altro piccolo record, ovvero che nella legge di stabilità in via di approvazione in Parlamento abbiamo un unico articolo localistico che riguarda appunto il Molise e la sua emergenza sanitaria, in cui sono previsti 40 milioni di euro da destinare al Molise, previa sottoscrizione di un patto tra il Presidente della Giunta Commissario ad Acta del PD con la struttura governativa. I contenuti di questo patto noi non li conosciamo, quindi non sappiamo che cosa stiamo svendendo: se sovranità, se posti letto, se aumentare la privatizzazione. Questo non lo sappiamo. Sta di fatto che continuare su questa strada di non decidere, di non riuscire a dare delle risposte certe ai cittadini di Molise, porta ad avere una situazione di servizi drammatici che vengono dati ai cittadini e una situazione debitoria dalla quale non riusciamo proprio a trovare la strada d'uscita.